percorsi letterari di Alessio Barettini. Amici di Caffè Italia Radio, eccoci ancora sui percorsi letterari. Grazie per essere sempre qui e benvenuti ai nuovi curiosi di podcast e radio qui su Caffè Italia. Sempre cultura letteraria, cinematografica e discussioni. Oggi ai percorsi letterari vi voglio parlare di un libro appena uscito per Preistorica Edizioni, una casa editrice abbastanza nuova e piccina, ma con uno sguardo molto attento a una letteratura di qualità. Il libro che vi propongo oggi si chiama Sigma e lo ha scritto Julia Deck, francese, e si tratta questo di un libro molto intrigante. In copertina si vede una sorta di rivisitazione della classica immagine dei film, delle sigle dei film di James Bond, una donna con una pistola e un seducente abito rosso che guarda verso il mirino. E Sigma in effetti è un romanzo molto coinvolgente, molto intrigante, una sorta di spy story, o perlomeno una particolare spy story. Beh, infatti da qui si deve partire per raccontare questo lavoro. Sigma è un romanzo che ha sicuramente attinto dalla letteratura di genere. John le Carré mi viene in mente, ma anche Eric Ambler, e in effetti l'epigrafe stessa scelta per introdurre la narrazione è proprio tratta da un romanzo di John le Carré che si chiama La spia perfetta, e dice: si trovava finalmente nella sua adorata Svizzera, la patria spirituale di chi nasce spia. E in effetti è proprio nella Svizzera che è ambientato questo Sigma, che però non è un, come dire, un romanzo di genere in senso ortodosso, ma è qualche cosa di diverso, nel senso che sì, lei prende tutti gli stilemi del genere, ma li riporta in una dimensione attuale e molto ironica, nel senso che grazie alla sua intelligenza narrativa produce un testo che, oltre a travalicare proprio il genere della spy story, va a confluire in una riflessione sull'attualità che è sostanzialmente una grande metafora di tante istanze della nostra realtà, tra cui il mondo dell'arte, o meglio il mondo del mercato dell'arte, e poi il modo con cui questa organizzazione segreta che si chiama Sigma sta cercando di fare luce sul caso che appunto regge la narrazione, cioè della scoperta della ricerca, per meglio dire, di un pittore minore, mitico, di nome Conrad Kessler, che sembrerebbe andato distrutto e la cui scoperta potrebbe rappresentare un momento complesso per l'intera umanità, perché il messaggio veicolato da questo quadro, così si dice, potrebbe in qualche modo essere troppo ingestibile, direi addirittura per tutti coloro i quali tentano di mantenere lo status quo, come l'organizzazione segreta Sigma stessa, che sembra preposta proprio a questo scopo, cioè neutralizzare le opere d'arte sovversive in modo tale da far passare un messaggio diverso, cioè tutto ciò che in effetti accade tra le righe dei mercati d'arte, dei collezionisti,
tra appunto coloro i quali organizzano fiere, mostre, convegni, cioè i critici, insomma tutti quelli che in qualche modo sono chiamati a testimoniare, a divulgare l'arte stessa e che poi però devono fare i conti con un linguaggio che è quello che scelgono di utilizzare per parlare a un pubblico, sapendo che ovviamente non esiste un solo linguaggio universale, che anzi forse la scelta di un linguaggio finisce per escluderne degli altri. La bellezza di questo romanzo risiede nella capacità con cui la Deck riflette non solo sulla forza liberatrice dell'arte, ma quanto nel gioco dei dispacci che i vari protagonisti inviano di volta in volta alla sede operativa di Sigma, che a sua volta appunto risponde facendo a volte capo a una sede direzionale maggiore, e tutti questi personaggi in qualche modo sembrano vivere di un'ansia appunto molto molto ironica, molto dolce, molto appunto che rende la tessitura del romanzo delicata, perché in effetti questi personaggi rivelano un'umanità straordinaria, cioè una vocazione al fallimento, una incapacità di essere spie, quasi come a dire che siamo tutti spie in un mondo simile, ma che in qualche modo proprio per questo, come dire, pur essendo tutti in una vita dove ci illudiamo di essere grandi protagonisti, in realtà siamo dei piccoli esseri umani destinati comunque a sbagliare, a confrontarci con cose più grandi di noi, e appunto il gioco degli incroci narrativi tra questi personaggi porterà poi a un finale inevitabilmente più grande di loro e di quello che poi noi stessi lettori ci aspettiamo leggendolo. Quindi insomma un romanzo sul complottismo, un romanzo sull'arte, un romanzo sullo spionaggio, ma giocato con una leggerezza di toni che sicuramente è il tratto distintivo di questa autrice, Julia Deck, Sigma per Preistorica Edizioni. Grazie a tutti. I percorsi letterari di Alessio Barettini.